It is wonderful to be back in Italy at the convention with you. È meraviglioso essere tornati qui in Italia, questo incontro con voi. I come from Canada. Vengo dal Canada. But I have family connections with Italy. No, ho delle relazioni familiari, grosso modo, con l'Italia. I have 7 grandchildren. Ho 7 nipoti. 3 children. 3 figli. But only one wife. E solo una moglie. And I have one son. E ho anche un figlio. He is married to an Italian girl in Canada. E ha sposato una ragazza italiana in Canada. Her parents don't even speak English. E in effetti i miei suoceri non parlano neanche inglese. And so I've learned to enjoy Italian food also. E così ho imparato a godermi il buon cibo italiano. We even have ravioli at Christmas time. Ci fanno persino i ravioli a Natale. And when we lived in the city of Toronto for 20 years, and the neighbors on both sides of us were Italian, e i vicini, entrambi i lati, erano italiani. We would often go for a walk in our community together. E alle volte insieme facevamo due passi lì nel nostro quartiere. And many times my Italian neighbors would say, e molte volte i miei vicini italiani dicevano, my hands are cold, you talk for a while. Le mie mani hanno freddo, le metto in tasca, parla tu. You have to, they don't obviously understand that. Non avete capito la battuta? Perché gli italiani parlano con le mani stanno fuori. But this morning I have the privilege of talking to you about North Korea. Ma oggi stamattina ho il privilegio di parlarvi della Corea del Nord. And this last year I had the opportunity, like Christian, to visit the country. Nell'anno trascorso, come Christian, ho avuto la possibilità di visitare questo paese. And this afternoon I'll share with you some of that visit. E oggi pomeriggio vi parlerò un po' di questa visita in particolare. But this morning I would like to show you how God has answered prayer. Ma stamattina vorrei in particolar modo mostrarvi come Dio ha risposto alle preghiere in Corea. How He has worked through the past. Come ha lavorato sul passato, so that we can be convinced that God will work there in the future. Così che possiamo essere convinti che Dio lavorerà là nel futuro. And we begin by looking at the map. Vorrei che cominciassimo guardando qui la cartina. You can see Korea used to be a unified peninsula. Corea ovviamente era una sola nazione, tutta la penisola. But after World War II it was divided. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata divisa. The Soviet army was given the north. L'esercito russo sovietico è stato dato il nord, gli americani invece were given the south, la parte meridionale. Divided at the 38th parallel. E è stata divisa lì su quella riga bianca che è il 38esimo parallelo. But the significant thing is to notice the division between North Korea and China. Ma la cosa interessante è anche vedere il confine tra la Corea del Nord e la Cina. The white line that divides them are actually two rivers. La linea bianca che vedete in alto a sinistra in realtà sono due fiumi. On the west is the Yalu River. Nella parte ovest c'è il fiume Yalu. On the east, Yalu, Y-A-L-U. No, Yalu. And on the east is the Tumen River. E invece nella parte est c'è il fiume Tumen. Separating the country. Che dividono le due nazioni. But my story actually begins in South Korea. La mia storia inizia in effetti nella Corea del Sud. Here there is a museum. Dove c'è un museo, lo vedete? A Christian museum of the martyrs of the faith. C'è un museo cristiano di quelli, diciamo, dei padri della fede. These are pictures of the people who have died for Jesus over the years in Korea. Sono i quadri, sono le raffigurazioni, le foto in certi casi di gente che è morta per la fede in Corea. You are only looking at one of 8 walls. E qui vedete solo uno di 8 muri. All these walls have 2 rows of pictures. E tutti questi 8 muri hanno 2 file di figure. With a little plaque underneath that tells the story of the person. Con un piccolo cartello sotto, una placchetta che racconta la storia della persona. People who have given their lives for Jesus.
gente che ha deposto la propria vita per Gesù. But interestingly, the first picture is not a Korean. La prima figura, il primo quadro, molto interessante, non è un coreano. This is Robert J. Thomas. È Robert J. Thomas, who came from Wales. Che è venuto dal Galles. And was had a passion for Korea. E aveva una grande passione per la Corea. This was about the time that Italy became a unified country. Più o meno erano gli anni in cui l'Italia è diventata unita, 1860 qualcosa. Korea was totally closed to foreigners. La Corea era completamente chiusa agli stranieri. And he prayed and asked God that he could be the one to take the gospel to Korea. E lui ha pregato e ha chiesto al Signore che potesse essere lui quello che portava il Vangelo in Corea. 145 years ago there were no Christians in Korea. 145 giù di lì anni fa non c'erano cristiani in Corea. This man asked God to let him be the one to take the gospel. E quest'uomo ha chiesto a Dio che lasciasse essere lui quello che portava il Vangelo in Corea. So he did the second best thing. E così ha fatto la seconda cosa migliore. He went to China. È andato in Cina, lì vicino. He lived in Shanghai with Hudson Taylor. E ha vissuto a Shanghai con Hudson Taylor. Preparing for the day that God would let him go to Korea. Preparandosi in vista del giorno in cui Dio l'avrebbe lasciato entrare in Corea. In 1866, an important event occurred. Nel 1866 una cosa molto importante è successa. A US ship came into Shanghai. Una nave militare americana è entrata nel porto di Shanghai. It was called the USS General Sherman. Si chiamava la USS General Sherman. It was planning to go to Korea. E il loro progetto era di entrare in Corea. To develop trade with that country. Per sviluppare commercio in Corea. R.J. Thomas's heart began to beat fast. E il cuore di Thomas ha cominciato a battere velocemente. Said, maybe this is my opportunity. Si è detto, magari questa è la mia opportunità. He signed on as a passenger on the ship. E si è iscritto come passeggero a bordo. And took with him six Chinese Bibles. E ha portato con sé sei copie della Bibbia cinese. The ship sailed up the coast of China. La nave ha risalito la costa della Cina. Up the river toward Pyongyang. E vicino al fiume dove c'è Pyongyang, the people of Korea were terrified of foreigners. E i coreani all'epoca erano terrorizzati dagli stranieri. And when the ship ran aground on a sandbar, purtroppo la nave si è arenata su un banco di sabbia. They set the ship on fire. E i coreani hanno dato fuoco alla nave. Everybody had to get off the ship. E tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio della nave hanno dovuto saltare giù. The sailors and other passengers took weapons to protect themselves. E i marinai e altri passeggeri hanno imbracciato le armi per difendersi. R.J. Thomas just took six Chinese Bibles. Mentre Thomas ha preso con sé le sue sei Bibbie cinesi. He went ashore. Si è lanciato sulla riva. You see him there in the center of the circle. Lo vedete lì in mezzo ai cerchi rossi. Wading ashore with only six Bibles. È corso a terra portando con sé sei Bibbie cinesi. And the man with the sword cut his head off. E l'uomo con la spada qua a destra gli tagliò la testa. And R.J. Thomas fell dead on the sand. E R.J. Thomas è caduto morto. His Bible scattered on the ground. Le sue sei Bibbie si sono sparse sulla sabbia. In Asia, nothing is wasted. Ma in Asia non si butta via niente. The man who killed him was illiterate. E l'uomo che l'aveva ucciso non sapeva né leggere né scrivere. But he picked up the Bibles and took them home. Ma ha preso le sei Bibbie e se le ha portate a casa. And he ripped the pages out of the Bible. Ha strappato le pagine delle Bibbie. And wallpapered the wall around his house. E le ha usate per tappezzare il muro della sua casa tutto intorno. Now remember, in 1866, very few people in Asia anywhere were literate. Ricordatevi, nel 1866 molta poca gente in Asia e altrove sapeva leggere e scrivere. But there were scholars who could read. Anche se c'erano persone istruite che sapevano leggere. They could also read Chinese script. E alcune di queste persone istruite sapevano anche leggere l'alfabeto cinese. Every day the scholars would walk by the home of this man who killed R.J. Thomas. E alcune di queste persone ogni giorno passavano lì vicino alla casa dell'uomo che aveva ucciso Thomas. And they would stop and read the pages of this strange book that was pasted on the wall. E leggevano le pagine di questo strano libro, le cui pagine appunto tappezzavano l'esterno della casa. One of the scholars had a nephew who wanted to also be a scholar. Uno di queste persone istruite aveva un nipote che anche lui voleva studiare.
His nephew spent many hours reading every page that he could read. E questo nipote ha passato ore e ore a leggere ogni singola pagina sul muro di questa casa. And he became the first person in Korea to follow Jesus. Ed è diventato la prima persona in Corea a seguire Gesù. R.J. Thomas died never seeing his prayers answered. R.J. Thomas è morto, non ha mai visto la risposta alle sue preghiere. But God answered his prayers in tremendous ways. Ma Dio ha risposto come alle sue preghiere, in un modo meraviglioso. Because that new believer went up to China. Perché questo nuovo credente è andato in Cina. He wanted to find someone who could help him translate the Bible into Korean. Perché voleva trovare qualcuno che lo aiutasse a tradurre la Bibbia in coreano. And today the spot where R.J. Thomas died is marked by this ship. E oggi il posto in cui R.J. Thomas è morto è segnato da questa nave. The North Koreans say that the USS General Sherman was a pirate ship. I nordcoreani dicono, sostengono che la USS Sherman fosse in realtà una nave pirata. The first attack of the Americans against the Koreans. Il primo storico attacco degli americani contro il paese della Corea del Nord. It was really a trading ship. Ma che in effetti era una nave che voleva commerciare. In 1968 they captured this US ship. E nel 68 hanno catturato quest'altra nave. The USS Pueblo. La USS Pueblo. It's the only American warship that is outside of American control. È l'unica nave da guerra americana che non è sotto il controllo della Marina americana. And today it sits at the very spot where R.J. Thomas gave his life. E l'hanno ormeggiata nello stesso identico posto in cui R.J. Thomas ha perso la vita nel 1866. Fortunately, that's only the beginning of the story. Ma meno male, questo è solo l'inizio della storia. Because that young man who came to faith in Jesus went way up to Shenyang in northeast China. Perché quel giovanotto che è venuto alla fede a Gesù leggendo le pagine tappezzate sulla casa è andato a Shenyang. He found another missionary there. E lassù ha trovato un altro missionario. A missionary from Scotland whose name was John Ross. Un missionario scozzese, si chiamava John Ross. And he asked John if he would help him translate the Bible into Korean. E ha chiesto a John Ross se lo avrebbe potuto aiutare a tradurre le Bibbie in coreano. John had come to plant a church in China. John era venuto per fondare chiese in Cina. But he realized this was a tremendous opportunity. Ma si è reso conto che era un'opportunità eccezionale. And so he helped this young man do Matthew, Mark, Luke, and John. E così ha aiutato questo giovane credente a tradurre i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. The young man took these gospels back to Korea. Il giovanotto ha portato questi Vangeli in coreano in Corea. And in a few years there were a number of believers in Korea. E dopo pochi anni c'era un grande numero di credenti in Corea. And they read about something called baptism. E hanno trovato una cosa che si chiamava battesimo. They didn't understand what this was. Non capivano cosa fosse. So they went back up to China. Così sono tornati in Cina. They asked John Ross if he would come down to Korea and baptize these new believers. E hanno chiesto a John Ross se era disponibile a andare in Corea e battezzare questi nuovi cristiani. He did this. E l'ha fatto. And helped this young man finish the entire translation of the Bible into Korean. Ed ha aiutato questo giovanotto a finire l'intera traduzione della Bibbia in coreano. And they have an honor, they have a place in China now where they show you where the Korean Bible was first translated. E ora in Cina c'è un posto che potete visitare e vi fanno vedere dove la prima Bibbia in coreano è stata tradotta. At the church where John Ross founded. Nella chiesa che John Ross ha fondato. Today this is the size of the sanctuary of that church in China. Questo sono le dimensioni, questo è questo santuario lì in Cina. The pastor was apologizing. Il pastore si è scusato. He said, "We only have 6,000 people who come here on Sunday." Ha detto, mi dispiace, scusate, abbiamo solo 6,000 membri la domenica mattina. Do any of you have that problem in Italy? Avete questo problema anche voi in Italia? Or you only have 6,000 who come on Sunday? Solo 6,000 persone la domenica mattina. But today John Ross is in heaven with R.J. Thomas and they are rejoicing. Ma oggi John Ross è nel cielo con R.J. Thomas e tutti e due sono felicissimi. Because God answered their prayer. Perché Dio ha risposto alle loro preghiere. The gospel came to Korea.
Il Vangelo è arrivato in Corea. The Bible came to Korea. La Bibbia è arrivata in Corea. God began to build his church. E Dio ha cominciato a costruire la sua chiesa. And today the church that John Ross started is a huge church. E oggi la chiesa che John Ross ha iniziato è una grande chiesa. 10 years later, missionaries were allowed into Korea. 10 anni dopo questi racconti, c'è stato permesso per i missionari di entrare in Corea. Most of them came from United States and Canada. La maggioranza di loro veniva dagli Stati Uniti e dal Canada. Very soon there were men's Bible studies. E subito hanno iniziato studi biblici per uomini. Then there were women's Bible studies. Dopodiché anche per le donne. People walk for many, many kilometers to come to Bible studies. E per frequentare questi studi, come leggete, la gente camminava per più di 200 km. Show you the hunger that these Korean people had for the Word of God. E che vi fa capire la fame che questi coreani avevano per la parola di Dio. And then 100 years ago, a great revival came to the northern part of Korea. Un centinaio di anni fa c'è stato un grandissimo risveglio nella parte nord della Corea. It started with these two missionaries. Che è cominciato con queste due sorelle missionarie. These two ladies prayed every day that God would bring revival and grow His church in this part of Korea. Queste sorelle hanno pregato per molto tempo tutti i giorni perché Dio portasse risveglio nella sua chiesa. This was Robert Hardy from Canada. Ecco un pastore canadese, Robert Hardy. He was the first missionary who confessed his sins publicly before the Korean people. È stato il primo missionario a confessare pubblicamente di fronte ai coreani i propri peccati. And that did something special. E questo ha creato qualcosa di speciale. When missionaries were willing to confess their sin. Perché quando i missionari hanno dimostrato di essere pronti a confessare i loro peccati, then the Korean people felt it was okay for them to publicly confess their sin. Anche i coreani hanno sentito che sarebbe stato accettabile anche per loro di confessare pubblicamente i propri peccati. And the great revival of Pyongyang began in 1907. E così nel 1907 è iniziato il grande risveglio di Pyongyang. There were prayer meetings every night. C'erano riunioni di preghiera tutte le notti. Bible studies every morning. Studi biblici tutte le mattine. A national man named Sun Jung Kyo was the key leader of this revival. Uno dei leader chiave di questo risveglio, Sun Jung Kyo. And every night there were many meetings, many people at the meeting. E tutte le sere c'erano molti incontri, a tutti gli incontri c'era molta gente. The Holy Spirit moved in power and the meetings lasted till the early hours of the morning. Lo Spirito Santo si muoveva con potenza in queste riunioni e queste riunioni duravano fino all'alba. And the church began to grow. La chiesa ha cominciato a crescere. Again, people came from long distances to attend these meetings. Ancora una volta, le persone camminavano per centinaia di chilometri per partecipare a questi incontri. And why was God doing this? Come mai Dio stava facendo queste cose? Something was going to happen 3 years later that would be a terrible situation for Korea. 3 anni più tardi sarebbe successo qualcosa. Una cosa tragica per la Corea. And the church needed to be prepared. E la chiesa aveva bisogno di essere preparata. And God was preparing his church. E Dio stava preparando la propria chiesa. The revival meetings continued on every night. Ok, queste riunioni di risveglio sono continuate notte dopo notte. In 1 year, in un anno, the number of believers in Pyongyang grew from 800. Il numero dei credenti in Pyongyang è cresciuto da 800 to 23,000. A 23,000. How's that for church growth? Come vi piacerebbe partecipare a un risveglio, una crescita così? 1 year. In un anno. This revival movement swept thousands of people into the kingdom of God. Questo risveglio ha portato con sé migliaia di gente all'interno del regno di Dio. Preparation for a terrible period. Preparazione a cosa? A questo terribile periodo che stava per arrivare. Because in 1910 the Japanese moved into the Korean Peninsula. Perché nel 1910 i giapponesi hanno invaso la penisola della Corea. They controlled all the area that's in red on the map. E hanno controllato tutta l'area disegnata in rosso lì nella cartina. Right up into northeast China. Fino a salire nella Cina del nord-est, which they called Manchuria, che hanno chiamato Manciuria. And for 35 years the Japanese would control this part of the world. E per 35 anni i giapponesi hanno avuto il controllo di quella parte del mondo. Their religion was Shintoism. La loro religione era lo shintoismo. They insisted that the Korean people
bow and pray to their gods. E hanno insistito affinché anche i coreani si piegassero, si inchinassero e adorassero i loro dei. When the Korean people refused, many of them gave their life for Jesus. E se e quando i coreani si sono rifiutati, vi dico che molti di loro hanno deposto la loro vita per Gesù. The majority of the pictures in that museum of martyrs came from this era. La maggioranza dei quadri e delle foto in quel museo dei martiri che vi ho mostrato prima viene da quest'epoca. Many were willing to give their life for the Lord. Molti erano pronti a deporre la loro vita per il Signore. And then the Japanese did something that no one could understand. E poi i giapponesi hanno fatto una cosa che nessuno ha potuto capire. They took thousands of Koreans and forced them to live up in northeast China. Hanno preso migliaia di coreani e li hanno obbligati a muoversi e andare a vivere lassù nella Cina del nord-est. And after the war, these people were not able to get back to the south. E alla fine, dopo la fine della seconda guerra mondiale, questi coreani, diciamo espatriati in Cina, non hanno potuto rientrare in Corea. Today there are more than 3 million. E oggi ci sono più di 3 milioni di coreani who live in China. Che vivono in Cina. They are Chinese citizens. Sono cittadini cinesi. But they are ethnic Koreans. Ma dal punto di vista etnico sono coreani. China has given them minority status. La Cina ha concesso loro lo status di minoranza. They are allowed to have their schools in Korean language. Si permette loro di avere, per esempio, le scuole in coreano. They are allowed to have churches in Korean language. Si permette loro di avere delle chiese. They can do business in Korean. In coreano e affari condotti in coreano. There are more than 3 million of these people today in China. Più di 3 milioni di queste persone vivono oggi in Cina. Many of them are followers of Jesus. Molti di loro seguono Gesù. And they have prayed. E hanno pregato. And asked God, why did you bring us here? Chiesto a Dio, Dio, perché ci ha portato qua? We want to be back in our homeland. Signore, vogliamo tornare a casa. But you have left us here. Ma tu ci hai portati qua. Why? Perché? Many times we pray prayers, why? Tante volte preghiamo preghiere che contengono la parola perché. As opposed to what? E che in fondo forse è più giusto chiedere che cosa. What purpose, Lord, do you have? Qual è lo scopo che tu avevi, Signore, in mente quando ci hai portato qua? What is the purpose that I am now living in China? Qual è lo scopo per farmi vivere adesso in Cina, Signore? When I really want to be with my fellow people in Korea. Quando in realtà quello che davvero desidero è essere con la mia famiglia, con il mio popolo in Corea. It wasn't long before God answered their prayer. E non c'è voluto tanto perché si capisse la risposta di Dio. At the end of World War II in 1945. Alla fine della seconda guerra mondiale nel 1945. The Japanese were driven out of this entire area. I giapponesi ovviamente sono stati cacciati da tutta questa area. And in the northern part that the Soviets controlled. E nella parte del nord della Corea sotto il controllo sovietico. This man Kim Il-sung was put in power. È stato messo al potere quest'uomo, Kim Il-sung. He had studied in Moscow. Quest'uomo aveva studiato a Mosca. He was a student of communism. E aveva studiato il comunismo a Mosca. But he would take communism and make a Korean model totally different from anything else in the world. Ma si preparava a prendere il comunismo di base e a trasformarlo in una filosofia completamente diversa, coreana. There were tens of thousands of Christians by this time in North Korea. A quest'epoca c'erano decine di migliaia di credenti in Corea. One third of them left the area and went to the south. Più o meno un terzo di questi hanno lasciato la Corea del Nord. Today there are churches in South Korea made up totally of Northern Korean people. Oggi ci sono chiese nella Corea del Sud costituite unicamente da credenti della Corea del Nord. They have a different accent than the people of the south. Hanno un accento diverso, il loro coreano ha un accento diverso rispetto a quelli del sud. That's also true in North America. Che è anche vero nell'America del Nord. Is it true in Italy? È vero anche in Italia, suppongo. Do the Italians in the south have a different accent than the Italians in the forse north? Forse che gli italiani del sud hanno un accento diverso da quelli del nord. Well, yes, we won't answer that question. Okay, so non rispondiamo, non discutiamo ora di questo, ne discuteremo un'altra volta. But the northern Koreans have a very distinct accent. Comunque, from the southerners. I coreani del nord hanno un accento molto diverso da quelli del sud. One third of the Christians in the country were martyred. Un altro terzo circa muore martire, viene ucciso per la sua fede.
They make up the rest of those many walls of pictures in the museum. Rappresentano il resto degli altri muri di quel museo dei martiri di cui ho parlato prima. And one third of them went underground. L'ultimo terzo, grosso modo, invece rimane lì, ma nascosto. Because they were no longer allowed to practice their faith. Perché ovviamente non gli si permetteva più di praticare la loro fede in modo aperto. The irony is that Kim Il-sung's mother was a believer. L'ironia è che la madre di Kim Il-sung era una credente. His uncle was a pastor. Suo zio era pastore. But he was a man who totally rejected God. Ma lui è stato un uomo che ha respinto completamente Dio. And has become a tool of Satan. È diventato uno strumento nelle mani di Satana. He began to rebuild Pyongyang after the war. Dopo la guerra ha iniziato a ricostruire Pyongyang. The city was decimated by American bombing. Una città decimata, semidistrutta dai bombardamenti degli alleati. Which is why the Koreans are so very much anti-America. Che è una delle ragioni per cui i coreani sono così accesamente anti-americani. This happened during the Korean War from 1950 to 1953. Questo in particolare è successo durante la guerra di Corea, dopo la seconda guerra mondiale, dal 50 al 53. The war never really ended. In effetti, una guerra che non è mai davvero finita. They only signed a ceasefire to stop fighting. Perché in effetti l'unica cosa che si è firmata è stato un cessate il fuoco per far finire i bombardamenti. They never signed an agreement to end the war. Non hanno mai firmato un accordo, un patto per finire la guerra. So in North Korea's mind, per cui nella mente dei nordcoreani, the war is still on. La guerra, c'è ancora la guerra. They are terrified that the Americans still want to wipe them off the face of the earth. E hanno il terrore che gli americani un giorno arrivino e li cancelli dalla faccia della terra. And they live ready for war. E vivono pronti alla guerra. But meanwhile, they rebuilt this capital city. Allo stesso tempo hanno ricostruito e lo stanno ancora facendo la loro capitale. In a country where people are starving to death. In una nazione in cui la gente muore di fame. They spend millions and billions of dollars on this city. Spendono milioni, miliardi di dollari in questa città. It has become a model for them. Questa città è diventata come un modello. A showcase to show the world. Una cosa da mostrare agli altri. They believe in a philosophy called Juche. Credono in una filosofia che si chiama Juche. Self-reliance. Che vuol dire affidarsi su se stessi. And essere sufficienti a sé. They built this tower to honor the Juche philosophy. Hanno costruito questa torre per onorare la filosofia Juche. The tallest tower in the city. La torre più alta che c'è in tutta la città. But they want everything bigger than anywhere else in the world. E vogliono che nella loro città di Pyongyang ci siano le cose più grandi che in qualunque altra parte del mondo. So they built this hotel. Per cui hanno costruito questo albergo. It's the tallest hotel in the entire world. È l'albergo più alto del mondo. But ma there's nothing inside. Dentro non c'è niente. It's only a shell of a building. È solo una conchiglia, solo l'esterno della costruzione. Just so they can say they have the biggest hotel. In modo che possano dire che hanno l'albergo più alto del mondo. Can you imagine how many people could be fed with the money it cost to build that ship? Quanta gente poteva essere sfamata con i soldi che hanno speso per fare questo albergo? They think that the whole peninsula belongs to them. Loro credono che l'intera penisola coreana appartenga in realtà a loro. And this entrance to the city honors the unity of North and South Korea. E questa entrata alla città onora l'unità della penisola coreana. And yet there is no unity. Ma in effetti non c'è unità. But they talk about unity all the time. Ma ne continuano a parlare continuamente. The slogan you hear over and over again. Lo slogan che senti sempre, sempre, sempre. Is unity and reconciliation, or actually reunification. Ok, unità e riconciliazione. Peace and reunification. Pace e riunificazione. And you hear it everywhere you go. E lo senti continuamente, dovunque tu vada lo senti. And that's all they want to talk about. E questa è l'unica cosa di cui vogliono in realtà parlare. They have many tall buildings in which people live in the city. Hanno molti grattacieli, vedete, in cui la gente vive in città. It's one of the grand capitals of the world. Questa è una, diciamo, delle grandi capitali del mondo. Outside the National Library. Questa è la Biblioteca Nazionale, è subito fuori. Where Kim Il-sung wrote 18,000 books. Dove Kim Il-sung ha scritto 18,000 libri.
They have Kim Il Sung Square. Hanno la piazza di Kim Il Sung, which is to rival Tiananmen Square in China. Che nella loro immaginazione rivaleggia con, per esempio, la piazza Tiananmen in Cina. Red Square in Moscow. La piazza rossa a Mosca. The people assemble in this square to do exercises and other activities. La gente si riunisce in questa piazza per fare ginnastica e altre attività. The army is the number one usage of their national budget. L'esercito è la prima fonte di utilizzo del budget nazionale. They have the largest standing army in the world. Hanno l'esercito in attività più grande del mondo. And the largest number of army reserves, like these two people. E hanno il più grande numero di riservisti, come questi due, al mondo. Both men and women. Uomini e donne. Ready for the attack from America. Pronti a respingere l'attacco dall'America. But here's the reality of North Korea. Questa è la realtà invece in Corea del Nord. Most of the country looks like this. La maggior parte della campagna più o meno è si vede così. When you leave the city, quando lasci la città, you come to the countryside, arrivi in campagna, and these are the scenes that you see. E questo è quello che vedi. People living in very primitive conditions. Gente che vive in condizioni davvero primitive. And a very narrow river that divides their country from China. E il fiume molto sottile che divide la Corea dalla Cina. And in 1995, nel 1995, a terrible famine broke out in the country. Hanno cominciato veramente a patire una grave carestia. They had a failure of their agricultural crops. Il loro processo, il loro programma agricolo è fallito. And very quickly people began to starve. E molto velocemente la gente ha iniziato a morire di fame. They would go to the mountains to collect the bark off the outside of the tree to make soup. Salivano su per le colline e grattavano via la corteccia degli alberi per fare una zuppa e mangiarsela. They would pick the grass off of them. Prendevano l'erba. When we were in Pyongyang last summer, quando l'estate scorsa eravamo a Pyongyang, we saw people picking handfuls of grass. Abbiamo visto gente raccogliere da terra delle manciate d'erba. We asked our guide, what are they doing? Abbiamo chiesto al nostro guida, ma cosa sta facendo? He had to think for a moment. E la guida ha dovuto pensarci un po' prima di rispondere. And then he said, oh, maybe these people have rabbits in their house. E ci ha detto, magari questi qua hanno dei conigli a casa loro. And they're taking home the grass for e si portano l'erba a casa per dargli da mangiare. They were actually taking it to make soup. No, no, no. Quell'erba lì si era per fare la loro zuppa, per they loro put per mangiare. Anything into soup that possibly could give any kind of nutrition. E trasformano in zuppa qualunque cosa che possa dare anche un po' di nutrimento. And as people began to starve, they began to look across that river. E quando la gente ha cominciato a morire di fame, ha cominciato anche a guardare attraverso questo fiume. On the other side of the river, there were people who were well fed. Perché dall'altra parte del fiume c'era gente che mangiava bene. They were well clothed. Erano vestiti bene. Even though they weren't extremely wealthy, they were people who had all the basics of life. Non erano ricchissimi, è vero, ma avevano tutte le cose di base della vita. And the starving Koreans realized maybe we could get help if we go across that river. I coreani che morivano di fame ha cominciato a pensare, ma forse ce la caveremmo meglio se andassimo di là dal fiume. Now, who lives across that river? Okay, chi è che vive dall'altra parte del fiume? The predominant population are. E la popolazione predominante sono. Chinese Koreans. I cinesi coreani. Koreans who are Chinese citizens. Coreani diventati nel corso degli anni cittadini cinesi. Many of them Christians. Molti di quelli lì sono cristiani. Who were praying, Lord, why do you have us here? Gli stessi che stavano pregando, chiedendo al Signore, Signore, ma noi qui, che cosa ci facciamo? What is the ministry you want for us? Qual è il ministerio che che hai preparato per noi, Signore? And in 1995, people began going across those rivers by the thousands. E dal 95 in poi la gente ha cominciato, i coreani, ha cominciato ad attraversare questi fiumi a migliaia. Taking incredible risks. Correndo rischi incredibili. Because there were sniper border guards all along the river. Perché ci sono guardie di confine lungo tutto il fiume.
Many of them would be shot as they tried to cross the river. E molti di questi coreani sono stati uccisi, hanno sparato mentre attraversavano il fiume. Most of them tried to do it at night time. La maggior parte di loro ha cercato di farlo di notte. When winter came, they could even walk on the ice across. Quando è inverno, il fiume gela e la gente cerca di correre sul ghiaccio per passare dall'altra parte. Some of them learned how to bribe the border guards. Qualcuno ha imparato come passare bustarelle alle guardie di frontiera. They would say, if you don't shoot me, I will give you one third of all the food that I get. Gli dicevano, guarda, se non mi spari, io ti darò un terzo di tutto il cibo che riesco a prendere dall'altra parte. And so the border guards would close one eye. E così le guardie di confine chiudevano un occhio. As these people went across the river. E questa gente scappava attraverso il fiume. But on the China side. Ma dal lato cinese. It was our brothers and sisters who were prepared for this opportunity. C'erano i nostri fratelli e sorelle preparati da anni per questo compito. This is why God allowed us to be here. Ecco perché Dio ha permesso che fossimo qua. We can help our own people. Possiamo aiutare la nostra gente. And in helping them, we can point them to Jesus. E aiutandoli, possiamo indirizzarli verso Gesù. And all along that border between North Korea and China. E lungo tutto quel confine tra la Corea del Nord e la Cina. Are Christians. Ci sono cristiani. Christian ministries. Ci sono ministeri cristiani. Groups of Korean people there to help the refugees. Gruppi di credenti coreani che sono lì per aiutare i rifugiati coreani. And thousands of them have been helped. E migliaia di loro sono state aiutate. And presented with the gospel of Jesus Christ. E mentre li aiutano, li introducono, li presentano il Vangelo di Gesù Cristo. Most of them for the first time. Per qualcuno di loro è la prima volta. And then they are prayed for and sent back into North Korea. Poi si prega per loro e li si rimanda in Corea del Nord. Because they cannot stay in China. Perché questi rifugiati non possono rimanere in Cina. If the Chinese authorities catch them, se le autorità cinesi li dovessero scoprire, they will give them back to North Korea officially. Li rimanderebbero indietro ufficialmente questa volta. That means one of two things. E questo ufficialmente vuol dire o uno o un'altra cosa. Either immediate execution, o esecuzione immediata, morte, or long-term life in the prison camp, o un lungo tempo in un campo di prigionia. And so many of them, however, want to go back to their family. Molti di loro in realtà desiderano tornare alle loro famiglie. And many of them go back as followers of Jesus. E molti di loro ritornano a casa come seguaci di Cristo. We can never show you the faces of brothers and sisters. Ovviamente from Korea. Non possiamo e non potremo mai mostrarvi le facce dei and nostri fratelli coreani. This is a picture of some of them being prayed for as they are now going back as ambassadors for Jesus to their country. Questa è una foto un po' così, diciamo, trasformata di coreani su cui si prega e si preparano a rientrare a casa come ambasciatori di Gesù Cristo. This is a very unusual picture. È una fotografia non comune. This man in the top left corner with the necktie. Vedete quell'uomo nell'alto a sinistra con la cravatta? Is our director for the United States. Questo è il direttore di Porte Aperte per gli Stati Uniti. He happened to be in China. Si è trovato in Cina. At the place where these refugees were returning. Proprio nel posto in cui questi rifugiati stavano arrivando, andavano e venivano. It's unusual because this is the only time I have ever seen him wear a necktie. In effetti è strano perché questa è stata l'unica volta che l'ho visto con la cravatta. He dresses up for refugees. Si è vestito elegante per i rifugiati. But they were at a service at which they were being commissioned to go back to their country. E questo è un culto durante il quale, diciamo, li si benediva e si pregava per loro perché tornassero in Corea. They are first of all fed. Prima di tutto li si nutre. To bring nutrition back to their emaciated bodies. Per che il loro corpo iniziato a Cristo riceve anche nutrimento fisico. And you can tell by this picture that it was taken around Christmas time. E da questa foto si capisce che eravamo vicini a Natale. These are refugees from North Korea. Rifugiati dalla Corea del Nord. Now followers of Jesus. Che adesso seguono Gesù. Many of them to go back to their own country. Molti pronti a rientrare nella loro nazione. That's the story of my book, which we have on the back table. Questo è il libro che racconta questa storia, il libro che ho scritto io e laggiù sulle tavole in fondo alla sala. The story of one family.
la storia di una famiglia. The husband went three times across the river to China. Il marito ha attraversato tre volte il fiume verso la Cina. Ultimately came to faith in Jesus. E alla fine ha incontrato Gesù. But when he went back to North Korea and shared his faith, ma quando è tornato nella Corea del Nord e ha condiviso la sua fede, he and his wife were captured and put in prison. Lui e sua moglie sono stati presi, catturati e gettati in carcere. In the middle of the night, he had a Peter experience. E nel mezzo della notte ha avuto un'esperienza da Pietro. Like in the Book of Acts, when the prison doors opened wide. Come nel libro degli Atti, quando le porte della prigione si sono spalancate. And he and his wife were able to escape from that. E lui e sua moglie hanno potuto scappare da questa prigione. And wait for their two children. E aspettare che i loro due figli travel all through China, viaggiando attraverso la Cina, down into the jungles of Thailand and Laos, passando per le giungle della Thailandia e del Laos, and get to Cambodia, arrivassero in Cambogia, and there live in a safe house, e lì vivessero in una casa sicura, until they could go to freedom in South Korea. Fino a che fossero in grado di andare a vivere liberamente nella Corea del Sud. They have no relatives back in North Korea. Questa famiglia non ha parenti in Corea del Nord. And so they're willing to tell their story. Per cui sono disponibili a raccontare la propria storia. The story gives you some insight as to what it's like to live in North Korea. E questa storia vi racconta un po', vi fa un po' capire cosa vuol dire vivere in Corea del Nord. First, as a non-Christian. Prima come un non credente, and then as a follower of Jesus. E poi dopo come un credente. And today we estimate that there could be as many as 400,000 Christians in North Korea. Oggi si stima che ci siano circa 400,000 credenti in Corea del Nord. And they need our prayers. E hanno bisogno delle nostre preghiere. Very few of them can meet like this group. Molto pochi di loro possono riunirsi così apertamente come questo. Most gruppo. Of them can only meet with their immediate family. La maggior parte di loro può incontrarsi solo con i loro familiari più vicini. And worship only with their immediate family. E possono lodare e adorare il Signore solo con i familiari più intimi. As many as 70,000 of those Christians are in 14 different labor camps. Si calcola che almeno circa 70,000 di questi cristiani siano in almeno uno di questi 14 campi di prigionia. And the red dots show you where the labor camps are. E vedete i puntini rossi sulla carta vi fanno vedere dove sono questi campi di prigionia. As well you can see where the capital is, Pyongyang. E vedete anche qua in fondo a sinistra con la stella dove è la capitale Pyongyang. It's up in the northeast that the greatest challenges occur. Lassù in alto a sinistra nel nord-est e dove ci sono le sfide più grandi per i cristiani. The farther you get away from the capital city, più ti allontani dalla capitale, the poorer the people are. Più la gente è povera. And the greater challenge they have, especially to get enough food to eat. E più la sfida della vita quotidiana è fortissima, per esempio trovare cibo. But we are asked to pray for our brothers and sisters. Ma a noi è richiesto di pregare per i nostri fratelli e sorelle della Corea del Nord. And over this weekend we're going to have opportunities to do that. E in questo weekend avremo delle opportunità per farlo. And I trust that you will also commit to pray for them. E io mi auguro, io credo che anche tu, tutti voi, vi mettiate a pregare per loro. They are there because one man 150 years ago said, Jesus, let me take the gospel to Korea. Sono lì perché un uomo 150 circa anni fa ha detto al Signore, Signore, fammi andare a portare il Vangelo là. He gave his life in doing it. Ha dato la sua vita per farlo. But it began a process that God used. Ma ha iniziato un processo che Dio ha usato alla grande. To bring thousands of Koreans into the kingdom of God. Per portare migliaia di coreani al regno di Dio. Today in South Korea, oggi nella Corea del Sud, at least 30% of the population are evangelical Christians. Almeno il 30% della popolazione è cristiana, è credente, cristiana evangelica. And they are the second largest missionary sending force in the world. È il secondo paese per numero di missionari mandati in giro. But North Korea is a different story. Ma la Corea del Nord è diversa. We have thousands of brothers and sisters there. Ci sono migliaia di fratelli e sorelle là. But they're in situations that need our prayers. Ma vivono in situazioni in cui hanno bisogno davvero delle nostre preghiere. This afternoon I'm going to share with you some specifics of those people. Oggi pomeriggio vi condividerò, parlerò con voi di alcune cose specifiche di queste persone. And the way we can pray for them even more practically. E vi parlerò anche del modo in cui possiamo pregare per loro praticamente.
But remember to pray for North Korea. Ricordati di pregare per la Corea del Nord. Our brothers and sisters there. E i nostri fratelli e sorelle là. God bless you. Dio ti benedica.